sui canali anche più grossi, qualitativamente più importanti, non possono offrire però, perché questo non offrono parzialmente. Sì. Anche di dare un po' più sport su come soccer, certo, altro, certo. Tipo come fa SBS, dove fa, certo, fare delle partite pallone, tennis, ci sono tanti tipi di sport per i giovani, per i giovani. Io so che c'è stata già vi siete già organizzati e c'è già anche una contribuzione. Quindi prima di ringraziarvi, sento soltanto, per un momento sento Roberto che chiede la linea, quindi scusate, state un momento qui con noi prima di salutarci, perché vorrei passare un momento la linea a Roberto. Cosa sta succedendo di là? Roberto! Ascoltiamo. Pronto? E niente, allora. Signori, ci troviamo un'altra volta dove stanno le telefoniste. Pensate che qua con il Suburgo e diciamo così l'allegria che ci sta, sembra ci stare con la musica. Io mi sento di ballare, mi sento di saltare, non so nemmeno io. Stanno arrivando tante donazioni, signori, siete una cosa, come faccio a far capire? Siete una bomba, guarda che sta succedendo in Italia. Questa è una cosa incredibile, stasera sta succedendo una cosa molto bella. Allora, io così comincio a salutare le persone che ci hanno fatto le loro donazioni. Al signor Gino, signor Gino e più Antonietta Rocca, che ha donato $20, ancora Concetta Zotti che ha donato $20. Ecco, mi confondo, signore, sono molto emozionato questa sera con questi fogli, queste cose. Allora, ancora al signor Ignazio De Robertis, che ha donato $20, ancora alla signora al signor Tony e Tina Russo, Campolten, che è Continente Deli, che ha donato anche lui $20, ancora a Libero Iannella, che ha donato $20, grazie, ancora a Leonello Giuseppe, che ha donato $20, ancora alla signora Anita Sfera, che ha donato $20 con 3 zeri, pensate un po', credevo che erano $2000, comunque $20 è la stessa cosa, una cosa molto bella. Ancora il signor Diego Caruso, che ha donato $50, grazie signor Caruso, ma chissà perché tutti i Caruso sono delle persone molto squisite, guarda, squisite, ma non è che non, le altre non sono squisite, sono squisitissime. Ecco Anna che mi dà ancora altri fogli, vediamo un po'. Bartolomeo Baldi, che ha donato $10, ancora al signor Nicole e Antonietta La Canale, che ha donato $20, ancora la signora Mimma Mastrangelo, che ha donato $10, la signora Bellastari, che ha donato, e famiglia, che ha donato $20, ancora Domenico Cannizzaro, la signora Domenica Cannizzaro con un bacione da parte di Stallone, e ancora tutti gli altri logicamente, che ha donato $20, Paolo Citti, che ha donato $20, ancora Ignazio De Robertis, l'abbiamo già detto, vediamo un po', ci sono altri bellissimi saluti che sono stati mandati, ecco, Ovidio e Genoveffa Giglio, che hanno donato $10, Anita e Giovanni Vegias, che hanno donato $20, Deodato Spagnoletti, che ha donato $10, e poi il signor Giuseppe Ceravolo, che ha donato $20. Signore, qua sta succedendo una cosa molto bella, Anna Mantini, vediamo un po', sì, niente. Io ho qua altri nomi da elencare, è precisamente la signora Diana Rapecchi, che ha donato $20, poi Vittorio Formato, un salutone alla famiglia Formato che la conosciamo benissimo, da parte del Blue and White, il takeaway in North Adelaide, eravamo anche l'altra sera a far festa, e un ringraziamento particolare perché si tratta di un altro centone, quindi $100 da parte della famiglia Formato. Larry, e saluti a Stallone.